Rieccoci qui con la seconda parte della recensione sul Nokia Lumia 800. Andiamo nel lab impostazioni. Questo è il solito, non cambia un granché. Ora con Mango le suonerie sono personalizzabili, si possono mettere anche suonerie di musica che avete nel vostro hub musica. C'è la vibrazione e ci fa scegliere il suono di notifica per alcune funzioni piuttosto che altre, se lo volete disattivare. Come tema abbiamo sempre lo sfondo bianco e nero e come colori abbiamo in più il Nokia blu, che è un attimino più scuro del solito blu di Windows Phone. Io l'ho lasciato perché mi piace come colore. Poi la modalità aereo, il wifi abbiamo già detto BGN, sarà più avanti a breve praticamente disponibile il tethering wifi, ossia la possibilità di creare una rete wireless con sicurezza web WPA a vostro piacimento. Tuttora non è presente, ma Nokia ha promesso che lo implementerà a breve. Bluetooth solo auricolari, quindi non c'è la possibilità di scambiare dati via telefoni. Gli account email è possibile configurare tantissimi tipi di account: Windows Live, Outlook, Nokia Mail 3, Yahoo, Google, Twitter, LinkedIn e altro ancora. Si possono sincronizzare tutti i tipi di mail comodissimo, come ho già detto. Si può scegliere lo sfondo, lo sfondo del blocco, se è questo qua. E c'è la possibilità di mettere anche un codice, una password per accedere al telefono. Poi la posizione, attiva i servizi di localizzazione, tra cui quelli di sicurezza di Windows Live, quindi voi potete trovare il vostro telefono, bloccarlo o mandare un messaggio sullo schermo piuttosto che farlo squillare, eccetera, se lo perdete. Quindi una funzionalità molto ma molto comoda per la sicurezza del telefono ed è assolutamente gratuita. Vi potete accedere attraverso il sito windowslive.it, dove avete anche SkyDrive. Poi rete cellulare, vabbè, ci dà la possibilità di selezionare la rete, abilitare il 3G, abilitare la rete dati, eccetera. Io ho messo non collegare dati in roaming, se no vado a spendere tantissimi soldi. Funzione risparmio batteria che hanno introdotto con Windows Phone 7.5, permette di risparmiare la batteria quando la batteria è quasi scarica. Infatti ora mi si è attivato perché ho 8% di batteria. Batteria che dura, questo dichiarato da Nokia, 9 ore e mezza in conversazione 3G. Con un uso normale si riesce a coprire tranquillamente la giornata, anzi farlo durare di più. Poi data e ora, la luminosità ora è automatica, se la mettiamo alta è davvero davvero forte. La rimetto automatica. Tastiera, c'è possibile di implementare tutti questi tipi di tastiera. Paese lingua, comandi vocali molto comodi. Trova il mio telefono, la funzione che vi dicevo prima, vi consiglio di attivare tutte e due le opzioni. Aggiornamenti, ci arrivano le notifiche se lo attiviamo degli aggiornamenti del telefono via OTA. Informazioni sul telefono, classiche. I feedback a Microsoft e i feedback a Nokia. I feedback a Nokia è un sondaggio, io non l'ho ancora fatto, dove ci chiedono in pratica di giudicare i telefoni Nokia e nello specifico anche Windows Phone, applicazioni SIM per chi ce le ha col suo operatore.
Le applicazioni sono le medesime dell'altra volta, le impostazioni delle applicazioni, vediamo le attività in background, i contatti, dove possiamo aggiungere per la sincronizzazione tutti i tipi di contatti che vogliamo, foto e fotocamera, c'è la possibilità di caricarle direttamente su SkyDrive, però attenzione perché sono compresse, quindi non avrete la stessa qualità. Giochi Windows Live, eccetera, Internet Explorer che supporta anche, non so se l'ho già detto, HTML5, mappe dove possiamo ruotare anche la mappa, orientarla in base alla direzione in cui stiamo andando per facilitare la navigazione, messaggi, musica e video, Office. C'è anche la possibilità di impostare un SharePoint per chi ce l'ha, di solito le aziende lo hanno. Radio, ricerca e telefono. Andiamo avanti. Vedete, intanto ci sono molte applicazioni aperte, ma il telefono continua a essere molto ma molto fluido. Lab personale, dove possiamo vedere tutte le informazioni dei social network e del nostro account email. Rieccoci qua, scusate per l'interruzione, ma nel frattempo il cellulare si è scaricato, come vedete l'abbiamo messo sotto carica. Vi volevo far vedere questo programma che si chiama TuneLN Radio, che ci permette di ascoltare in streaming qualsiasi radio volete. Io lo uso molto perché prendendo la metropolitana la radio in metro non prende, quindi è molto comodo. Sentiamo la qualità. Risposta Marco è Adesso c'è sbagliata. Alvin, DJ Il più grande della sua Giuseppe. vita probabilmente non ne dimostrava. Si sente abbastanza bene come programma. Un parere personale, manca qualche suono. Secondo me la radio trasmette solo un certo tipo di suono rispetto a un altro. Adesso non so come funziona, però la qualità è differente. È buona, ma è differente dalla radio classica. Abbiamo il Tiles Facebook, che da quando l'abbiamo provata l'ultima volta è molto migliorata, soprattutto di velocità, come potete vedere. Non ne sento molto il bisogno perché, come abbiamo già detto, il cellulare è integrato con i social network in tutto, quindi non la uso praticamente mai. Qui abbiamo altri programmi. SuperTube ci permette di vedere video su YouTube in alta definizione, ci permette anche di scaricarli, cosa che normalmente non è possibile fare. Adesso devo ancora configurarlo. Sveglia e poi Nokia Drive, il navigatore gratuito di Nokia con mappe offline. Il GPS prende subito anche al chiuso, come vedete. Ho appena avviato l'applicazione e già ci ha trovati. C'è ovviamente la navigazione turn by turn e, come ho già detto, mappe offline, quindi se siete all'estero andateci tranquilli, per sicurezza spegnete la connessione dati prima che vi utilizza la GPS al posto del GPS. Perché questo cellulare identifica la posizione sia attraverso il wifi, sia attraverso la rete e sia attraverso il GPS classico. Quindi vi consiglio di disattivarlo. Mappe classiche di Bing, molto fluide anche queste. Come vedete ci ho già agganciato. Pinch to zoom molto comodo, c'è cioè sia la vista aerea che la vista tipo mappa. Qua la navigazione c'è, ma non è turn by turn. Rai TV ci permette di vedere 4-5 canali Rai, mi sembra, in diretta: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News e Rai Med. Tutto questo in diretta. Inoltre si possono rivedere, scusate, si possono rivedere tutti i programmi Rai. Poi Digicom, Videomedia, siete anche queste molto, molto utili. Proviamo la fotocamera che abbiamo detto che è da 8 megapixel. Si attiva tenendo premuto il tasto a doppia corsa. Prendiamo le cuffie come soggetto. Giochi
Andiamo sulle impostazioni, guardate. Formato 8 megapixel, flash automatico, primo tasto, messa a fuoco e scatto. Come vedete l'immagine è molto definita, anche con lo zoom e anche in scarse condizioni di luce, come potete vedere. La videocamera gira video a 720p. Faccio vedere le impostazioni. C'è il fuoco continuo. Risoluzione mettiamo 720p. Ricordatevi di salvare le impostazioni perché sennò ogni volta vi rimette le impostazioni classiche. Allora, la fotocamera mi sembra che abbia un frame rate di 30 millisecondi. Aspettate che ve lo trovo subito. Ah, l'intervallo della messa a fuoco è 10 centimetri. Lo zoom digitale per la fotocamera è 3x. Poi la larghezza massima di pixel, cioè la risoluzione massima di pixel per la fotocamera è 3264x2448. Questa è la fotocamera nei video. Sì, esatto, 30 frame rate al secondo i video. E come ho già detto, sono 720p. Sono registrati in MP4. Proviamo. Facciamo una panoramica. Inquadriamo il tutto e stoppiamo. Per vedere, basta fare uno slide in questo modo e dare il play. Il video si vede molto bene. Il video si vede molto bene e non ha alcuno scatto. Andiamo avanti, che altro rimane? Non vi ho fatto vedere la chat di Facebook integrata nella messaggistica. Qui in basso c'è un tastino, quello a destra. Se lo clicchiamo ci possiamo rendere disponibili, occupati, assente, invisibile per la chat di Facebook. Ora si sta collegando. Se scorriamo, andiamo su in linea, ci compaiono tutti i contatti in linea e possiamo iniziare a scriverci tranquillamente. Possiamo anche scrivere sempre con la funzione vocale e allegare dei file. Disattiviamola. Vediamo altre applicazioni, c'è Adobe Reader, il calendario ve ne ho già parlato, la calcolatrice c'è anche scientifica, Cool Remote è un programma, io non l'ho ancora configurato, serve per utilizzare il computer via remoto, potete vedere se avete più display, tutti i display, utilizzare sia come tastiera mouse ma anche dal monitor. eBay molto comoda, Function Plotter disegna le vostre funzioni, se andate a scuola è molto comodo. Messenger, la Network Dashboard, che io l'ho installata, è molto comoda. Sono presenti i tile di tutte le connessioni. Ora non so se riuscite a vedere, c'è il wifi che è attivo, la rete 3G, la modalità aereo e Bluetooth. Potete anche aggiungerne di singoli a start. Office, non so se ve ne avevo già parlato bene, comunque è possibile creare documenti Word ed Excel in DOCX, in XLXS e PowerPoint solo in visualizzazione. Poi c'è OneNote per le note al volo, tutto sincronizzato con SkyDrive. Altro? Questo telefono l'ho appena comprato. Da parere personale vi posso dire che ha i suoi pregi e i suoi difetti. La batteria non dura come
Samsung Omnia 7 che avevo precedentemente, forse dovuto anche al processore. Nokia dice che prende molto bene, ma io ho notato che prende molto minormente rispetto al Samsung, anche se forse qua le tacche sono molto più veritiere, perché vedete, ora non prende niente, però se io provo a chiamare il 4030 dovrebbe funzionare ugualmente. Infatti. Dai il benvenuto. Ricorda, con 3 il tuo messenger sempre con te. Come vedete funziona lo stesso, forse è solo un cambiamento del sistema di visualizzazione delle tacche. Un telefono che vi consiglio di prendere, perché Nokia davvero secondo me con questo sistema operativo è davvero rinata, perché Symbian secondo me era abbastanza morto come sistema, non era più adatto a qualsiasi tipo di utenza, neanche più a quella business. Quindi sia a ragazzi, dove abbiamo un'ottima fotocamera, ottimi giochi, integrazione con Xbox per chi ce l'ha, ottimi video, ottimo lettore MP3 anche con il Nokia Music che vi ho già spiegato prima che cos'era, e ottimo anche per chi lavora, per le mail e per la gestione della rubrica e dell'agenda. Quindi un telefono utile a tutti, secondo me, non ha fascia d'età. Ve lo consiglio, magari aspettate ancora qualche mese se lo volete acquistare, perché magari escono difetti come è successo per iPhone 4S. E per ulteriori informazioni, se mi sono dimenticato qualcosa, vi rilascio al sito di Nokia. Nokia.it, entrate nella sezione Nokia Lumia 800 e vedete tutte le caratteristiche del cellulare. Abbiamo finito, per Mi End, Lorenzo Terzi, Nokia Lumia 800.